questo tempo è benedetto. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Con grandissima gioia ed entusiasmo accogliamo anche oggi la parola di Dio. Prendiamo il Vangelo secondo Luca 12:54-59. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo. E così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Amen. Cari amici, oggi abbiamo ascoltato alcuni versetti del capitolo 12 di Luca, che già stiamo ascoltando in questi giorni. Vediamo come Gesù sta iniziando a parlare di una urgenza che c'è verso di noi della conversione, una urgenza nel riconoscere i segni dei tempi. E questa urgenza non è una questione, un fatto di questi giorni, ma è una questione già di 2000 anni fa, da quando Gesù è venuto, da quando Gesù si è fatto carne, il Verbo. È venuto in mezzo a noi, è venuto ad abitare in mezzo a noi, fratelli e sorelle. Quanto è importante oggi accogliere la sua venuta, la sua presenza, ma soprattutto riconoscere i segni dei tempi. Pensate che Gesù parlava alle folle, folle di ebrei, di giudei. Per lo più erano contadini, gente che conosceva il terreno, come seminare, come raccogliere, come lavorarlo, e conoscevano soprattutto la meteorologia. Noi oggi abbiamo il meteo, sulle applicazioni, sui siti, in televisione. Loro sapevano riconoscere quando soffiava il vento o da est o da ovest o da altre parti, intuivano che cosa sarebbe arrivato, se un vento freddo, se la pioggia, un vento favorevole alla coltivazione. Quindi Gesù dice: ma voi che siete esperti di meteorologia, voi che sapete riconoscere il segno del tempo meteorologico e vivete così, e vivete bene perché siete esperti, come mai non sapete invece riconoscere questo tempo in cui io sono venuto a visitarvi, in cui il Padre mio che è nei cieli ha mandato me per annunciarvi la buona notizia? Ecco perché dice poi: ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, ma questo tempo non lo riconoscete. Com'è vero anche per noi, carissimi, quante volte noi ci lasciamo deviare da ciò che accade. E guardate che non siamo lontani dalla situazione di cui parla Gesù nel Vangelo di oggi. Perché uno potrebbe dire: sì, ma qua è chiaro, arriva la pioggia, quindi dobbiamo ripararci, stare attenti. Noi anche potremmo dire: c'è stato il Covid, c'è la guerra, c'è la crisi economica, c'è la crisi sociale. Quante cose potremmo dire che sono vere? E Gesù dice: ok, è vero, arriva la pioggia, arriva il temporale,
ci sono queste situazioni difficili, ma il Signore Gesù dice: questo tempo è benedetto, sappiatelo. Questo tempo è favorevole per la conversione. Non solo oggi, ma da ieri e quindi anche domani. Noi siamo sempre estremisti. Ecco, oggi è un tempo in cui Gesù sta per venire, quindi prepariamoci. Prepariamoci da sempre, fratelli e sorelle, da quando siamo cristiani. Come ho detto l'altro giorno, non è importante quando Gesù viene, ritorna. È importante che io oggi sia pronto a riceverlo, ad accoglierlo. Ecco, Gesù che cosa ci vuole dire? È un tempo benedetto, il tempo in cui viviamo. E sappiate che il tempo, quando non esisteranno più guerre, più problemi, più malattie, più difficoltà, è proprio quando saremo nel regno dei cieli. Quindi è inutile dire, attendiamo che finisca. Che cosa? Una pandemia, una guerra, ma poi ci sarà qualcos'altro. E se viviamo nella carne, saremo sempre scoraggiati, disperati, senza speranza. Ma Cristo è in mezzo a noi. Guardiamo al popolo di Israele. Secoli ha vissuto lontano dalla terra promessa. E una volta raggiunta, insediatosi, è stato esiliato, ha sofferto, ma poi è di nuovo ritornato. Questa è la nostra vita, questo è il nostro pellegrinaggio terreno. Riconosciamo quindi che Dio è in mezzo a noi. Riconosciamo quindi che Dio è con noi, è favorevole a noi. E il tempo in cui viviamo non è diverso dal passato. Anzi, è un tempo sempre benedetto, è un tempo sempre favorevole. È un tempo in cui Dio si manifesta a coloro che hanno un cuore aperto, uno sguardo di speranza, una fiducia nelle sue promesse. E insieme gli diciamo grazie, Signore Gesù. Grazie perché sei un Dio fedele, sei un Dio grande, sei un Dio che è buono in tutte le sue opere. Ti vogliamo affidare la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre case, i nostri lavori. Ti affidiamo il nostro cuore oggi, oh Signore. Benedicilo. Concedici di avere degli occhi aperti alla Tua presenza, alle Tue meraviglie e di saper essere sempre entusiasti di quello che Tu puoi fare, perché la Tua grazia giorno dopo giorno ci sorprende. E aiutaci a chiudere gli occhi, a chiudere gli orecchi ad ogni cattiva notizia che vuole rubare in noi dal nostro cuore la speranza. Io invece voglio avere fiducia in Te, Signore. A Te la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, proclamiamo oggi come slogan che questo tempo è benedetto. Questa giornata è benedetta. Tu sei benedetto. Dio è con noi. Dio è al tuo fianco. Che il Signore vi benedica, cari amici. Ci vediamo domani. A presto. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.